È mattino e noi siamo pronti per cominciare la giornata con delle colazioni sane e veloci. Che molti di voi saltano la colazione perché non avete tempo per prepararla oppure non sapete cosa mangiare. Insomma, la solita colazione vi annoia e vi capisco. Proprio per questo volevo dedicare il video di oggi al pasto più importante della giornata, che è la colazione, ma soprattutto la colazione da preparare in anticipo. Cominciando la giornata con una colazione sana, siamo in grado di offrire al nostro corpo l'energia giusta per affrontare il lavoro, la scuola, ma anche per mantenerci sazi e soprattutto concentrati per molte ore. Capisco benissimo le persone che fanno fatica a trovare del tempo per organizzare i propri pasti. Io ero una di quelle, ma poi ho capito che per mangiare bene e di conseguenza stare bene dovevo fare pace con la colazione e quindi impegnarmi un po' di più. Ritagliare del tempo al mattino, anche solo 10 o 15 minuti per fare colazione, migliora anche il mio umore perché divento consapevole del fatto che mi sto prendendo cura di me stessa. Il mio consiglio è di dedicare una o due ore alla settimana alla preparazione in anticipo di queste colazioni. In questo modo le avrete pronte sempre al mattino se siete di fretta. Io ho preparato sia colazioni dolci che salate e sono perfette appunto da preparare in anticipo proprio perché si conservano per più giorni e alcune si possono anche congelare. La prima colazione è un buonissimo pan soffice di riso alle verdure. È perfetto come sostituto del pane, si può affettare e congelare e poi è uno dei miei preferiti quando ho voglia di una colazione sana e salata. Prima di cominciare con queste ricette, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale perché nelle prossime settimane abbiamo un sacco di video e un sacco di sorprese per voi e non voglio che ve le perdiate. Per iscriversi basta cliccare sul pulsante qui sotto. Cominciamo! La prima cosa da fare è pulire e grattugiare due carote, circa 150 grammi. Poi le sbucciamo e le grattugiamo sui fori più piccoli della grattugia. Una volta grattugiate, le mettiamo in una ciotola e tagliamo finemente anche un cipollotto verde. Se preferite non aggiungerlo, potete ometterlo. Uniamo anche il cipollotto insieme alle carote e aggiungiamo 320 g di farina di riso. Aggiungiamo anche 3 uova. Al posto della farina di riso potete utilizzare anche una farina di legumi. Aggiungiamo anche 80 ml di olio vegetale, dell'erba cipollina e origano per insaporire e mescoliamo il tutto. A questo punto versiamo 190 ml di acqua e mescoliamo. Dobbiamo ottenere un impasto molto morbido. Aggiungiamo anche un mezzo cucchiaino di sale e mettiamo da parte l'impasto. Separatamente montiamo un albume a neve ben ferma. L'albume darà più struttura al nostro pan soffice e lo renderà anche più morbido. Una volta montato, lo incorporiamo nell'impasto e mescoliamo delicatamente con una spatola. Alla fine aggiungiamo anche 10 g di lievito in polvere per torte salate. Ora prendiamo uno stampo da 26 x 13 cm e lo ricopriamo con della carta da forno dopo averla bagnata e strizzata. Versiamo l'impasto nello stampo e poi tagliamo una zucchina piccola a strisce non troppo spesse e le utilizziamo per decorare il pan soffice. Qui potete utilizzare la vostra fantasia e creare delle decorazioni a piacere. Spennelliamo le zucchine con un velo d'olio e poi possiamo decorare con dei semi. Io ho scelto dei semi di sesamo, ma vanno benissimo qualsiasi tipo di semi. Ora cuociamo il pan soffice nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Fate sempre la prova a stecchino prima di sfornare perché i tempi di cottura possono variare. Una volta cotto, io l'ho fatto raffreddare completamente. Ovviamente l'abbiamo assaggiato come potete notare. L'ho rimesso nello stampo e poi l'ho conservato nel forno spento per la colazione del giorno dopo. Allora ragazzi, noi siamo pronti per fare colazione, è mattino presto e io ho deciso di fare colazione con il nostro pan soffice che abbiamo preparato ieri. Allora, se vi ricordate l'abbiamo messo nel forno per conservarlo, quindi non l'ho congelato, però potete anche congelarlo se volete. E adesso lo prendiamo e lo affettiamo. Eccolo qua! Allora, come vedete manca un pezzettino perché ieri l'abbiamo assaggiato. Adesso andiamo a tagliarlo a fette e poi lo scaldiamo nel tostapane. Ma se non avete il tostapane potete tranquillamente usare anche una padella. Come vedete
è sofficissimo, ma lo sarà ancora di più quando lo andiamo a scaldare. Ok, adesso andiamo a tostare le nostre fette. Il tostapane è praticamente caldo e mettiamo le nostre fette. Ovviamente basteranno pochi secondi. Eccoli qua, ragazzi, che profumino! Ok, direi che possiamo toglierli senza magari ustionarci. Ok, e li mettiamo qua su un tagliere. Sa proprio di pane tostato, un profumo buonissimo, perché poi c'è anche l'erba cipollina che quando la scaldate emana tutta la sua fragranza. Allora, io ho deciso di farcirli con del burro di mandorle fatto in casa, ma voi potete tranquillamente usare anche un altro tipo di burro che avete in casa, e anche quello di nocciole va bene, oppure di arachidi. Quindi andiamo. Aggiungiamo un cucchiaino circa, anche un po' di più, e facciamo il nostro toast. Ragazzi, che profumo, non potete capire. Troppo buono, troppo buono. Questa è veramente una delle mie colazioni preferite in assoluto, quelle salate. Ok, adesso facciamo tutte le altre fette. Sono 4 fette perché siamo in 2 ovviamente, 2 per me e 2 per Alessio. Ok, adesso li mettiamo sul piatto. 1 e 2 e 1 e 2. Questi sono i miei. Adesso invece, per finire, io voglio aggiungere anche delle fettine di cetriolo, ma voi potete anche mangiarli così come sono, eh? Okay, tagliamo delle fettine. Io le taglio oblique perché sono più carine da vedere. Ok, adesso mettiamo le nostre fettine sul toast, così. 2 a testa. E voilà! Ora, per finire, aggiungiamo un ultimo tocco, cioè dei semi. Qui potete scegliere quelli che volete, quelli che avete in casa. Io ho scelto dei semi di sesamo, così anche come decorazione. E poi sono buonissimi, semi di sesamo tostati. Ok ragazzi, la nostra colazione è pronta, ma prima di mangiare ci prepariamo un velocissimo caffè di cicoria. Allora, aggiungo 2 tazze d'acqua e le faccio scaldare. E aggiungo un cucchiaio raso di caffè di cicoria. Dopo un paio di minuti, non di più, il nostro caffè di cicoria è pronto. Adesso lo filtriamo. Siamo pronti! Mamma mia, io ne ho fame, assurda. Vediamo un po' com'è questo toast. Posso? Vai, vai, vai. Prova assaggio. Prova assaggio. Ragazzi. Delizioso. Buona colazione. Buonissimo. Allora, io aggiungo un po' di latte di mandorle nel mio caffè di cicoria, che mi piace un po' più diluito. Ma tu hai praticamente già finito. Allora ragazzi, avete visto quanto è facile questa colazione? È perfetta se amate soprattutto la colazione salata. E poi è pronta in praticamente 5 minuti se la preparate in anticipo. Non avete scuse, non avete scuse. Potete farlo anche voi, e poi potete anche congelare questo pan soffice, lo affettate e niente, vi dura anche per settimane. Quindi quando vi svegliate al mattino, mettete 2 fettine nel tostapane o anche in padella o anche nel forno, si potrebbe fare tranquillamente, e poi avete una colazione pronta, velocissima, sana e buonissima. Il cetriolino ci sta bene? È troppo buono. Ora vi faccio vedere cosa ho preparato per la nostra seconda colazione, una buonissima schiacciatina di ceci che ricorda molto il sapore dei falafel. Per prima cosa ho aggiunto in un frullatore 300 g di ceci dal barattolo, quindi già cotti. Li ho frullati per pochi secondi e poi ho preso un cucchiaio per spostare i ceci dalle pareti del frullatore. Ho aggiunto anche 40 ml di acqua, ho frullato ancora per 2-3 secondi e poi ho messo il composto in una ciotola. Dopodiché ho tagliato finemente un cipollotto, ma potete anche aggiungere dell'aglio se volete. Poi ho unito il cipollotto insieme ai ceci e ho aggiunto anche 60 g di farina di ceci, del curry per aromatizzare, del pepe e del sale. Ho aggiunto poi anche un cucchiaio di olio vegetale, anche qui potete usare l'olio che avete in casa, e poi ho preso una teglia 37x26 cm, l'ho ricoperta con carta da forno e ho anche spennellato la carta con un velo d'olio. Ho versato il composto sulla teglia e l'ho distribuito uniformemente, prima aiutandomi con le mani e poi con una spatola. A questo punto ho cotto la schiacciatina nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti.
Una volta pronta, l'ho fatta raffreddare del tutto e poi ho tagliato dei quadretti. Io li ho conservati in un contenitore in frigo per i giorni successivi, ma si può anche congelare. Eccoci qua ragazzi con la nostra seconda colazione, la schiacciatina di ceci. Adesso andiamo a farcirla perché non la consumiamo così, la rendiamo un po' più interessante aggiungendo delle verdure, degli ortaggi e poi una crema che io ho preparato che vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora, anche qui le mettiamo su un tagliere così ci rendiamo il lavoro più facile e poi le farciamo. Allora, io per farcirle ho scelto dell'hummus. Questo hummus è un hummus di ceci molto molto semplice e io l'ho preparato qualche giorno fa e l'ho tenuto in frigo. Se volete la ricetta basta che andate sul nostro sito e la trovate lì, ma è molto molto facile e contiene pochi ingredienti. Io ho aggiunto qualcosa in più, per esempio della paprika, un po' di curry, giusto qualche spezia per renderlo un po' più gustoso. E adesso lo utilizziamo per farcire la nostra schiacciatina di ceci. L'hummus è veramente buono perché si presta per tante ricette, insomma. Si può tranquillamente anche consumare con degli ortaggi, come snack. Insomma, è una di quelle ricette che io adoro personalmente. Abbiamo un'ottima crema da farcire la nostra colazione salata. Adesso per finire possiamo farcire ancora con dei pomodorini a fettine se volete, altrimenti potete usare qualcos'altro, anche dei cetrioli oppure dell'insalata, rucola, quello che preferite. Ecco qua, così aggiungiamo anche un po' di colore, guardate che carini. Anche qui ho scelto due schiacciatine a testa, quindi una per me, una per Alessio. Anche questa ragazzi è perfetta per una colazione salata, come avete visto è veramente facile da fare, anche veloce se la preparate in anticipo e quindi provatela anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate. E poi si possono decorare come ho fatto io con dei semi di zucca, ma vanno benissimo anche altri tipi di semi che avete in casa, come quelli di girasole oppure i semi di sesamo. Così le nostre schiacciatine sono veramente pronte, la nostra colazione è pronta. Ok, è arrivato il tempo di mangiare ragazzi. Finalmente. Ok, allora intanto aspetta, gustiamoci un po' di succo. Ah, questo è il succo di sambuco ragazzi, il succo di sambuco che abbiamo preparato sulle nostre storie su Instagram, andate lì a vedere la ricetta. Allora mangiamo. Vai. Buona colazione a tutti. Colazione. dai prova assaggio. Una buonissima colazione salata. Ragazzi che buono. Cavolo. Allora, non so ragazzi quale colazione salata scegliere, se questa o il pansofficio di prima, perché secondo me sono lì. Tu quale scegli? Io lo scelgo tutte e due. Non lo so, per me è difficilissimo perché questa quasi batte l'altra. Sì. Mamma mia, troppo buona. Beh, perché ci sono i pomodori non è un po' pazzi. Ma poi questo hummus, buonissimo, provatelo anche voi ragazzi. Comunque avete visto, anche questa si prepara in poco tempo. Una colazione salata, nutriente, facile, veloce, sana soprattutto. Direi anche leggera. Anche leggera in realtà, sì. Nonostante la presenza di legumi è comunque molto leggera. E niente, potete provarla anche voi. Anzi, provatela, non avete scuse neanche per questa. Ok, ci facciamo cin cin. Cin cin, va bene. Cin cin. Buona colazione, buona ragazzi. Colazione. Ora, per la nostra terza colazione vi ho promesso che ci sarebbe stata anche una colazione dolce e quindi ci prepariamo una buonissima granola. Per prima cosa tagliamo a pezzetti grossolanamente 200 g di mandorle. Potete anche sostituire le mandorle con delle nocciole o noci. Mettiamo le mandorle in una ciotola e poi aggiungiamo 100 g di fiocchi di quinoa. Vanno bene anche quelli di grano saraceno. Aggiungiamo anche mezzo cucchiaino di cannella e un pizzico di sale. Mescoliamo il tutto e uniamo anche 60 ml di sciroppo d'acero. Mescoliamo e poi distribuiamo il composto in una teglia con carta da forno. Distribuiamo bene il tutto e poi inforniamo nel forno statico preriscaldato a 170 gradi per circa 25 minuti. A metà cottura ci fermiamo e diamo una mescolata. Una volta pronta possiamo servirla così com'è, oppure possiamo aggiungere delle prugne secche, tagliate grossolanamente, ma va benissimo anche dell'uvetta, dei datteri o dei fichi secchi se volete. Una volta tagliate le prugne, le uniamo insieme alla granola e mescoliamo il tutto. Questa granola si conserva per tantissimi giorni, possiamo tranquillamente metterla in un barattolo ed averla sempre pronta.
Eccoci qui ragazzi con la nostra terza colazione. Io in realtà mi ero già svegliata con una voglia di colazione dolce, quindi direi che questa è perfetta. La nostra granola, eccola qua. È buonissima questa colazione, è perfetta soprattutto perché si conserva per un sacco di tempo e quindi si presta benissimo per una colazione veloce. Adesso andiamo subito a preparare le nostre ciotoline con questa granola. Allora, io qui preparerò due ciotoline, una per me e una per Alessio come sempre. Allora, Alessio la vuole con il latte di soia, quindi l'aggiungiamo in questa ciotolina. Aggiungiamo un paio di cucchiai, quanto volete voi. E poi in quella di Alessio ci aggiungiamo anche del latte di mandorle, perché lui la vuole così. Nella mia invece aggiungo dello yogurt di soia. Io la preferisco così perché mi piace di più quando la granola si fonde con lo yogurt di soia. Non so, è una mia fissazione, non riesco a mangiare il granola con il latte. Aggiungiamo un po' di yogurt di soia, così. E poi se vogliamo possiamo anche aggiungere del burro di mandorle, proprio un cucchiaino, per dare un po' di sapore e ulteriore cremosità. In quello di Alessio lo aggiungo perché anche lui lo vuole. E voilà ragazzi, la nostra colazione è pronta. Se vogliamo però aggiungere un po' di colore, possiamo aggiungere delle foglioline di menta fresca, anche come decorazione, e poi la menta è sempre buona, anche in quello di Alessio. Guardate che colazione fantastica ragazzi, avete visto? Ecco qua ragazzi, la nostra colazione è pronta. Questa granola è perfetta per le vostre colazioni sane e veloci, ma soprattutto per chi ama la colazione dolce e magari non è molto abituato a qualcosa di salato. Io direi che ora possiamo gustarci la nostra colazione. Ragazzi, buona colazione. Buona colazione ragazzi. Io mangio. Anch'io. Tra l'altro, Diana, come mai a te piace più con lo yogurt di soia? Non lo so, è una cosa mentale. Okay. Mi piace di più che la granola sia immersa in una crema, in qualcosa di cremoso. Ok, ci sta. Una cosa mentale, tutta mia. Ci sta. Buonissima. Bravo Alessio. Allora ragazzi, io spero che queste colazioni sane e veloci vi diano tanta ispirazione nella vostra alimentazione. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, potete supportarci iscrivendovi al nostro canale e lasciando un mi piace a questo video. E come sempre scrivetemi qui sotto nei commenti qual è la vostra colazione preferita, dolce o salata. Sono curiosissima. Per oggi è tutto, io vi aspetto nel prossimo video.